Dicono che si deve accendere una luce. Ma quale luce, però? Sono anni che vengo a Vedrò a vedere il futuro. Un bel caos. E se cominciassimo a fare il presente? Sono, vedrò molto di essere felice qui e credo felice che tornerò. Cos'è il caos? Il caos è la cultura dell'errore che non te la spiega nessuno all'università. Appena arrivi in azienda ti spiegano subito che la prima cosa è nascondere l'errore, dare la colpa all'altro ufficio, agli altri colleghi. Invece il caos e l'errore sono bellissimi, è la vera innovazione e la creatività. Quindi viva l'errore, ma bisogna avere coraggio di dichiararlo. I ragazzi italiani, i talenti italiani sono per noi capaci di fare quello che sono riusciti in questi anni a fare gli americani sul digitale. Povere donne, le hanno fregate due volte. Prima le hanno fregate perché gli danno, hanno l'accesso al mondo del lavoro, finalmente possono lavorare nel momento in cui il loro reddito aggiunto a quello del marito è semplicemente l'equivalente alla famiglia monoreddito di 30 anni fa, non guadagni il doppio, guadagni la stessa identica cifra. Poi la seconda fregatura che gli hanno rifilato è che la classe dirigente apre le porte alle minoranze solo quando c'è la patata bollente insolvibile. Vedrò quest'anno deve rendere chiaro a tutti che non esiste più l'idea degli under 40. Noi dall'anno prossimo ci dichiariamo under 90. Il paese è un po' indietro, ma mettendo insieme le forze, le imprese, le università e i talenti italiani in Italia e all'estero, penso che si possa avere successo. Che ne dici, Michele? Direi proprio di sì, Smart Italy è proprio questo. E non ci basta un mi piace, diamoci da fare. Una buona ricetta per il caos è non fare niente. Non è vero che l'età media è di 37 anni. Benedetta ha inserito tutti i bambini, li ha iscritti, e ha abbassato l'età media con un quoziente familiare. Tant'è vero che Enrico si è spostato adesso subito sulle posizioni di Casini e adesso siamo tutti convinti che dall'anno prossimo si farà l'età media della famiglia per stabilire l'età media di Vedrò, che sarà quindi sempre intorno ai 40 anni. Per ridurre il caos dobbiamo esercitarci tutti i giorni ad osservare la vita e soprattutto la fine della vita. Dobbiamo concentrarci sulla morte come elemento quotidiano, come elemento che ci riguarda, come elemento che riguarda la vita delle imprese, la selezione darwiniana all'interno dell'economia e della società e la normalità di tutto ciò. Quando faccio così, dite tutti in sala, dite crepa. Proviamo. Di più. Tutti quanti. Il testo si chiama Serva Italia col tempo contato, determinato. Serva Italia col tempo contratto, a buon mercato. Ho scoperto perché c'è stato tanto caos a Vedrò quest'anno. Sono gli occhiali di Benedetta Rizzo, sono veramente, ma veramente brutti, non si possono vedere. Saranno anche dei vedroidi, ma sono brutti. Serva Italia, telecomandata, a vita registrata, disperata. Serva Italia condannata a morte, telecomandante, rassegnata. Uno scoop. Enrico Letta vuole dare un suo contributo di solidarietà a tutti noi. Grazie Enrico. Lui ha deciso di ospitarci tutti, quindi nessuno di noi deve pagare l'albergo. Grazie Enrico, ciao, grazie ancora. Bellissima iniziativa questa di Vedrò. Mi piacerebbe poter dire Vedrò cosa saremo e Vedrò cosa saremo proiettato tra molti anni, perché stiamo diventando una società anche di anziani e quindi un Vedrò proiettato nelle nuove città per gli anziani e per i nostri figli. Vedrò e Vedrò e ogni anno ci si ritorna. Però, se devo dirla tutta, ma possibile che la fila per andare in bagno sia più lunga quella degli uomini che quella delle donne? Insomma, nella vita ci vogliono delle certezze. Allora, la mia ricetta per il caos è ritorniamo ai vecchi e buoni cliché, quindi fila delle donne lunghissima e vi prego una donna in plenaria, una sola. Chiudete gli occhi. Lo metterei al sesto posto nella lista della dieta di Castelvecchi e Fabris. Molto divertente, ricette per il caos, nel senso che uno dovrebbe mettersi ad elaborare una ricetta per far venire fuori qualcosa. Basterebbe che ognuno facesse il proprio mestiere.
La mia ricetta per il caos è: non aggiungiamo altro caos al caos che già abbiamo. Non è male essere qui. L'importante è che non finisca qui. Fine. Ogni qualvolta che una crisi va a sconvolgere il nostro sistema economico, culturale, sociale, politico, si tende a riformare quello che è già stato riformato, a sconvolgere quello che è già stato sconvolto, a modificare quello che è già stato ampiamente modificato. A mio avviso, invece, dobbiamo tenere quello che abbiamo e trasformare quello che già abbiamo in esperienze ad alto valore aggiunto. Posso? Quanti di voi, quando siete chiamati a scegliere il vostro collaboratore, l'avete fatto senza chiedere all'amico di presentarvi qualcuno? Io l'ho fatto, eccoli. Salve, parliamo di caos. Il caos più grande ce l'abbiamo nell'economia e nella politica e anche a livello sociale. Il mio consiglio per il futuro è questo: scegliete le persone attraverso il loro curriculum e non attraverso le loro conoscenze. Ciao. Bisogna ripartire dai giovani immediatamente. Carissimi druidiani, sono molto contento di essere qui con voi. Probabilmente il proprietario di questo cane non sa che è tutta la giornata che questo poverino è legato a questo palo. Il mio primo anno qui, sicuramente i working group sono molto interessanti. Forse per il futuro sarebbe interessante anche fare qualche bridge tra i vari working group per vedere un attimino quali possono essere le probabili e future connessioni tra i vari temi che abbiamo trattato. E posso essere abbastanza caotico? E anche trentino? Ottimo. Mi sembra che la dimensione di Vedrò stia diventando proprio sempre più grande, mi parlano addirittura di 750 iscritti. È segno che veramente vogliono ormai venire giovani e meno giovani da ogni parte d'Italia. E allora, visto che queste persone rappresentano il futuro, le idee, il laboratorio di idee per questo paese, e spero che da Vedrò partano, come nei primi anni, sempre più proposte perché qualcosa cambi in questo paese. Parlando di vocabolario, maestro, maestra, ingegnere, e una donna che è ingegnere, come la chiamiamo? Io penso che il tema di quest'anno sia molto azzeccato. Prende una filosofia di base, che è la filosofia della crisi finanziaria, che dura dal 2007, crisi morale, che si vede quasi dappertutto, anche in episodi come la follia di Oslo, i riot di Londra. Chaos surfing. L'attribuzione di valore alla domanda si traduce in attribuzione di valore all'altro. Cerco il significato per l'altro. L'essere qualcosa per lui. Ma che caos sto a dire?